La stessa sorte subì il carrello, che doveva essere in grado di sopportare le quasi 250 tonnellate di peso massimo al decollo. La gamba anteriore a ruota doppia era abbastanza convenzionale, mentre i due semicarrelli principali avevano un movimento composito per far rientrare le loro due coppie di ruote in uno spazio relativamente ridotto. Tutto il ciclo di estensione e retrazione di questo complesso sistema si svolgeva in poco più di 20 secondi. La possibilità di